Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Mezzanotte e 20, sto appena tornando dal lavoro. Questo video lo vedrete domani mattina alle 9. L'analisi post Napoli Pro Vercelli uscirà, penso, alle 2, all'1. Ora vediamo, se no a mezzogiorno, ora vediamo. Se ho tempo la faccio questa notte, perché, come detto, sto appena tornando a casa e non ho ancora visto la partita. Però ho letto che al minuto 19 Diego Demme è uscito per infortunio. Contrasto brutto al centrocampo. Diego Demme molto probabilmente, o poco probabilmente, dicono che si è rotto il legamento crociato del menisco del ginocchio destro. Domani sarà sottoposto a ulteriori accertamenti. Io una cosa la volevo dire: ma che sangue chi da morto avete passato? È un amichevole, mocca chi da morto. È un amichevole. È un amichevole. Non è una guerra. Non state giocando per i tre punti. Cioè, ma che cazzo vi viene in mente di sfasciare un giocatore? Poi per giunta Diego Demme. Non un bagaglio con Demme. Cioè, ragazzi, io non ho parole. Noi quest'anno abbiamo una sfiga addosso micidiale. È micidiale, voglio. Non è ancora iniziato il campionato e già si stanno rompendo gli elementi. Se Demme si è rotto il crociato, voglio, 6 mesi sta fuori. Se Demme si è rotto il crociato, questo salta mezza stagione, salta. Cioè, io non ho parole, io non ho parole, solo bestemmie. Ma chissà che cazzo se ne va a fare al minuto 19 del primo tempo. È lì che non mi arriva, lì è lì che mi parte il sangue al cervello, aiù. È qui che mi parte il sangue al cervello. Io queste cose non le riesco a capire. È un amichevole, perché devi entrare duro su un giocatore? Perché? Che ti stai giocando? E tre spacci in mio punto, non ti stai giocando un cazzo, non ti stai giocando, cioè, aiù. Io ve l'ho detto, io queste cose non le tollero, non le tollero per niente. Io per questo schifo gli amichevoli estive. Servono per fare minutaggio nelle gambe e invece no, devi stare lì a preoccuparti se questo si rompe o non si rompe. Ora tu, il Napoli già non c'ha soldi, va bene, perché tu sei in Europa League e non c'hai soldi per fare un mercato da top team, va bene? Mostra se si rompe pure Demme, come la appariamo? Se Fabian Ruiz viene venduto, non sarà mai venduto perché nessuno in Europa ha tutti questi soldi per pagare i giocatori del Napoli. Come un team nom? Cioè, ora come ora, il Napoli chi si può prendere al centrocampo? Ditemi voi, chi si può prendere il Napoli al centrocampo? È un macello. Sti figli e bucchino, perché questi sono bastardi nell'anima. Cioè, io non ho parole, ho solo bestemmie, tante bestemmie. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926, mannaccia bucchino!